Ciao ragazzi, qualche tempo fa qui su GBR avevo recensito gli Hero Masters della Hasbro, ovvero queste action figure completamente componibili in cui si può realizzare una specie di Wolves Spider-Man, come ho fatto io in questo caso, prendendo pezzi da diversi supereroi del mondo Marvel, ma non solo, andando a realizzare poi un nostro personaggio totalmente inventato, in questo caso testa di Carnage sulla testa e testa di Venom sul braccio, realizzando dei veri e propri, delle vere e proprie entità mostruose per realizzare poi delle battaglie epiche. Ma ragazzi, ora non siete più soli, perché zac, sono arrivate i super Hero Masters Micro in versione piccolina. Abbiamo visto Iron Man e Ultron, Hulk, Spider-Man e Rhino. Scusate, ma quando vedo Spider-Man mi ci viene voglia di sparare ragnatele, come nel mio video dello spara ragnatele. E poi anche Capitan America. Sono in realtà moltissimi, sono 4 le serie dei super Hero Masters Micro. Abbiamo, vedete, anche Thor, Iron Patriot, abbiamo anche Anti-Venom, abbiamo un sacco di personaggi. Tutti in formato piccolino e tutti retrocompatibili, compatibili con la serie Hero Masters tradizionale, sulla quale stanno comunque continuando ad uscire personaggi. E gli elementi compatibili sono quelli che possono andare a intercambiare, per cui nei micro non, le gambe non si toccano, quella è la posa, mentre possiamo ovviamente andare a togliere e risistemare la testa e le due braccia, destro e sinistro. In questo caso Iron Man punta il dito contro il suo prossimo nemico, abbiamo lo scudo dall'altra parte della sua mano e guardate che bene che è fatta la muscolatura ricreata. In più abbiamo i fori per inserire gli accessori, in questo caso ho inserito l'accessorio di Carnage per fare un'epica battaglia contro Wolf Spider qualcosa, e in questo caso ragazzi chi ha la meglio con la sua mano, Capitan America, ci fa una mossa incredibile, ma anche lui finisce a terra e vince la mano, ragazzi, non ci posso credere. Allora, dentro la box, la confezione di Capitan America, c'era anche Iron Skull, che quindi posso andare a mettere sul corpo di Capitan America, e poi il bello appunto è inventarsi un supereroe, supereroe o cattivone, probabilmente è più cattivone mi sa questo, ci metto il braccio di Spider-Man con ragnatela ad esempio e mi invento qualsiasi combinazione. Questo è il bello un po' degli Hero Masters, che quindi fonde il mondo delle action figure un po', se vogliamo, col mondo delle costruzioni, della compatibilità delle costruzioni. Ah no, ho perso il braccio ragazzi, qua anche in questo caso ragazzi mi sa che non ha vinto, riesco a fare dei combattimenti in cui non vince nessuno, è fantastico. Allora, apriamo anche la confezione con Spider-Man e Rhino. Allora, Spider-Man, immancabile gesto per lancio delle ragnatele di Spider-Man. La testa è un po' diversa rispetto al filmato che avevo realizzato tempo fa con Spider-Man Hero Masters a dimensione, diciamo, normale, che vi linko qua sotto nel video. E fantasticamente, benissimamente, scusate ma si dice, no, non credo, realizzata la muscolatura. Anche qua abbiamo il posto per gli accessori, e come accessori abbiamo anche come braccio in più questa super ragnatela con slow motion padellata sul faccione di Carnage, tutti e due a terra. Ok, e poi abbiamo Rhino, super corno gigante in questa versione micro, una mazza di enorme portata e grandezza, devo dire, bella bella grande. Ovviamente anche questa ha la possibilità di essere integrata nei fori, sulle spalle, sul retto, sulla schiena e sulle braccia, quindi volendo Rhino può lasciare le sue manone belle libere e andare in giro con la sua mazza sul retro appiccicata come accessorio. Andiamo anche ad unboxare anche Hulk, al cui interno troviamo, in questo caso in questa confezione ho trovato anche le prime due serie di Hero Masters, ma altre già ne sono uscite, ci sono anche una terza e una quarta serie. Avete anche Thor in versione molto molto piccola, Ghost Rider, Black Panther, e abbiamo anche i veicoli degli Hero Masters, mentre qua sul retro abbiamo gli Hero Masters, siamo di dimensione tradizionale. Hulk cattivissimo, in questo caso muscolatura esagerata anche se in formato micro, sono veramente quasi tenere, devo dire, non so se si offendo, quasi kawaii. Ah, chi è questo cattivone, ragazzi? Dovete aiutarmi, mi confondo, il mondo Marvel è enorme. Poi abbiamo Iron Man, quindi con il guanto, con il suo centro di energia così pronto a lanciare, oppure intercambiabile con questo pistolone enorme che gli serve anche da supporto quando dobbiamo stare ad appoggiarlo. Ovviamente hanno una posa in grado di farli stare per bene in piedi, ovviamente, tutti i personaggi. Poi abbiamo anche Ultron, quindi super nemicone di Iron Man, con guantoni normali o anche super guantone con lancia ghiacciata, come in questo caso, per andare a fare dei combattimenti. Siamo pronti per i combattimenti, ragazzi, ma qua i buoni sono un po' troppi, serve un cattivo, per cui unboxiamo anche Green Goblin
con le sue zucche malefiche. E andiamo quindi a fare una battaglia tra i mini Hiromashers e micro, e anche i Hiromashers tradizionali. In questo caso Green Goblin veramente molto ben realizzata, anche tutta quella retatura, non so come chiamarla, che si vede proprio sul corpo. Un ghigno inconfondibile, particolarmente malefico. Attrezziamoci di zucche, fanno parte del mondo degli accessori degli Hiromashers, per cui le mettiamo una sulla mano, le altre di riserva sulla schiena. Ma siccome in effetti così Hiromashers micro vi faccio paura, ma così è meglio, gli mettiamo il pistolone di Venom per realizzare una vera e propria sfida. E allora a questo punto, ragazzi, che la sfida abbia inizio. Iron Man è il primo ad affrontare Green Goblin, lancia il suo missile, il missile stacca il braccio, poi in realtà Green Goblin approfitta, si prende il missile di Iron Man, che anche se è piccolino comunque gli permette di combatterlo, ma Iron Man lancia i missili dal suo pistolone e riesce a combattere Green Goblin. Che ne facciamo di Green Goblin Capitano America? Non so, diamogli un calcio e mandiamolo fuori dallo schermo. Toc toc, guarda che ci sono anch'io. È arrivato Ultron, botta contro botta, vai, no, protezione con lo scudo, zac, anche Ultron è stato atterrato, no, è rinato, no, è risolto, pum, un pugnaccio di Hulk, alla fine lo stenderà a terra, ragazzi, eccolo qua, e anche lui è stato eliminato. Ciao Spider-Man, ciao, ora chi, no, è arrivato Rhino. Ah, ne occupo io, non preoccuparti, Rhino sta preparando la sua mazza, ma Spider-Man non si dà per vinto, e con dei colpi di tate spider-manose, ma soprattutto utilizzando la sua ragnatela, Rhino soccombe grazie anche all'aiuto di Hulk. Ok, ed eccoli qua ragazzi, tutta la mia squadra di micro supereroi in azione. Sono veramente molto molto ben realizzati nei dettagli, e sono anche veramente, come vi dicevo, anche se credo che siano rabbino e teneri. Ok, allora adesso, oltre a farveli vedere uno a uno, andiamo a vedere anche l'applicazione gratuita Super Hiromashers, gratuita, con la possibilità anche di acquistare livelli ulteriori, quindi di vedere il mondo Hiromashers in versione digitale, quindi l'app per tablet, di cui vi metto anche il link per scaricarla qua sotto, ragazzi, nelle info del video. Eccoci ragazzi, nel menu dell'applicazione abbiamo gli obiettivi che possiamo, dobbiamo raggiungere durante le nostre missioni. Abbiamo un breve tutorial che ci insegna a combinare, proprio come facciamo con le figure che abbiamo fatto prima, proprio il nostro supereroe. A seconda di come lo combiniamo avremo dei superpoteri diversi. Abbiamo anche la tecnica di attacco, che vedremo tra un po', si tratta di tappare sullo schermo nei punti giusti, e la tecnica della difesa, anche questa la vedremo nel gameplay che farò. Abbiamo anche dei filmati molto molto divertenti nella sezione cinema, dove i cattivoni comandati da Loki cercano di combinarsi per realizzare un super cattivo che va all'attacco ovviamente dei nostri supereroi buoni della Marvel, che sono stati rimpiccioliti, in questo caso sono diventati dei micro come abbiamo visto prima, ma non si danno per vinti e anzi continuano ad attaccare Loki anche se piccolissimi, sfruttano la loro agilità. Loki si spara letteralmente addosso, rimpicciolisce lui stesso, finisce dentro la scatola, lì si arrabbia come un matto, sbaglia raggio, ingrandisce di brutto i nostri supereroi, Hulk tira una litata delle sue e Loki si arrende, finisce sempre così. Dato nell'applicazione gratis, ve la potete scaricare, guardate tutti questi cartoni che sono piccoli ma molto molto simpatici ed ironici. L'applicazione, dicevo, è gratuita in parte perché noi abbiamo Groot e Hulk, che sono due personaggi gratuiti, dopodiché se vogliamo prendere Spider-Man è a pagamento, così come se vogliamo prendere tutto il pacchetto di tutti i supereroi Marvel presenti all'interno del gioco, altrimenti possiamo andare a fare il gioco con questi due supereroi. Possiamo fare una combinazione, come quindi vedete ho messo la gamba di Hulk a Groot, è cambiata anche la caratteristica a Hulk Groot, come vorrei chiamarlo, sono cambiate anche le caratteristiche, vedete, del mio supereroe. Ad esempio se ci metto la testa di Groot su Hulk, vedete, cambiano ancora le caratteristiche, anzi ci metto proprio la testa di Groot, ragazzi, no in effetti la testa di Hulk, dopo vi dico perché mi ci torna utile, ragazzi. Allora si è messo la testa all'incontrario, ok, faccio volendo anche una foto al mio supereroe, me la posso anche salvare sul mio rullino fotografico, sul mio tablet in questo caso, l'applicazione è anche per smartphone, andiamo a giocare. Siamo dentro, sono arrivato dentro il capitolo Groot mette le radici, vado dentro a giocare, posso riprendere dal laboratorio per mixare, ma continuo il gioco. Punto livello 4, ci vado dentro, posso prendere, vedete, a seconda delle monete che ho a disposizione, posso comprare ad esempio recuperare il 33% della salute, recupera il 50% della salute, oppure utilizzare la gomma di Groot, aumenta i danni d'attacco del 50% per due turni, niente male. Poi vedete, posso sbloccare ulteriori poteri che posso andare ad aggiungere. Vado dentro il livello, andiamo a giocare, vediamo come si combatte al gioco, Hiromashes. Allora, un robotone, anche lui super combinato cattivo, siamo uno contro l'altro. Iniziamo con la fase d'attacco, devo tappare i punti giusti, vedete, del tablet, a questo punto si scatena il mio attacco. Pam, pum,
Pam! Perfetto, combo distruttiva. A questo punto tocca a lui, per cui diciamo, posso difendermi però, vedete? Se tappo al momento giusto, vai, mi sono difeso, ho perso pochissima energia. Ok, e direi usiamo anche la gomma di Groot, così i miei colpi diventano ancora più potenti. Corpo a corpo, corpo a corpo, devo tappare per tappare più forte di lui, tra virgolette, del tappaggio virtuale. Zac, scateno le radici di Groot per far saltare in aria e boom, esplodere completamente il mio avversario, che però si ricompone ancora perché c'ha ancora energia e carica lui il suo centro energetico e mi tira una stordita incredibile. Ma c'ho ancora vita, anzi mi posso potenziare perché c'ho anche l'anguria. Vado di qua, di là e di qua, do un bel terzetto di colpi e come vedete la sua energia va scemando. Ora sempre più difficile la difesa. Ottima, no, ho sbagliato l'ultima, però non male ragazzi, ho fatto una... ah, vedete quanto ho perso per l'ultima sbagliata, ho fatto un'ottima difesa. E adesso ragazzi sei mio, sei mio, sei mio. Pum, pam, pim, ok, è andata, no. Ma col corpo a corpo ce la posso fare, corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo, sì. Salto, bata, ce l'ho fatta ragazzi, è andata. Hai evitato un disastro, un destino, scusate, infausto. Più 45 monete, posso tornare al laboratorio Mix per ad ogni livello cambiare il mio supereroe, riavviare dall'inizio, oppure selezionare un nuovo livello, ragazzi. E questo è il gioco, anche questa è una modalità fumettosa. Durante poi le varie tappe del gioco ci accompagnano proprio dei fumetti che ci raccontano la storia che stiamo facendo capitolo per capitolo del gioco, ragazzi. Allora, diciamo che con questo super video Hero Masters micro, macro, applicazione, eccetera, siamo arrivati alla conclusione. Ragazzi, per info, commenti, come sempre, vi aspetto sotto nei commenti del video. Un bel pollicione se il video, l'app, le figure, eccetera, vi sono piaciute. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video di giochi per bambini, ragazzi. Io vi aspetto alla prossima, ragazzi. Ciao ciao, Davide.